Doppietta oggi ci puoi raccontare le tue sensazioni? ¿Qué te voy a decir? La verdad que contento por mis dos goles en nuestro campo, en San Siro, aunque no esté la afición, pero también va por ellos. Y bueno, es algo que necesitaba también para que me ayude a adaptarme lo más rápido posible a los compañeros, al equipo y feliz, la verdad, de los goles y de poder ayudar sobre todo al equipo de ganar estos tres puntos que eran importantes para nosotros. È stata una partita iniziata bene, gestita ancora meglio, si vede che l'avete proprio preparata bene anche sotto il punto di vista dell'equilibrio. Un partito empezado bien y gestionado mejor, lo preparaste en la manera correcta, sobre todo por el equilibrio. Sí, la verdad que estamos mejorando bastante en la manera de defender, de tener el equilibrio todos juntos y la verdad que eso se está transmitiendo en los últimos partidos y eso nos hace mejor en ataque porque estamos mejorando bastante defensivamente. Ahora algunos datos. Tú eres el defensor más joven a marcar una dobleta en los 5 ligas de Europa y eres el único defensor con 3 goles y 2 asistencias aquí en Serie A, números que certifican tu ambientación en esta liga italiana. Tu hai segnato, sei l'unico difensore ad aver segnato 2 gol e fatto 2 assist qui in Serie A, un numero che certifica chiaramente anche il tuo ambientamento qui nella Serie italiana. Tra l'altro sei anche il più giovane difensore a segnare una doppietta nei top 5 campionati europei del 2020-2021. Bueno, la verdad es que non lo sabía, estoy contento por lo que me has dicho y bueno, voy a intentar seguir trabajando para conseguir mejores cosas y poder ayudar al equipo a conseguir lo que queremos y estar lo más alto posible, y así que voy a seguir trabajando para que sean los primeros de muchos. L'ultima, ora una partita che sta di finale in Champions League contro lo Shakhtar, ora a cabeza en el partido muy importante en la Champions con lo Shakhtar. Sí, la verdad que tenemos un partido importantísimo, como bien has dicho tú, es una final que nos jugamos el pasar a la siguiente ronda y la verdad que vamos a prepararlo bastante bien como venimos haciendo y intentar ganar el partido para pasar a la siguiente ronda que es nuestro objetivo. Eccoci, esatto, con Stefan. Intanto abbiamo catturato anche con l'occhio della telecamera il mio bel saluto anche con Mister Conte al termine di una partita iniziata bene e gestita ancora meglio. Sì, l'abbiamo gestita bene. Abbiamo giocato da squadra, compatti insieme, un buon primo tempo, siamo andati in vantaggio, raddoppiato, purtroppo abbiamo preso un gol, ma non c'è mai stata la sensazione che potevamo perdere punti e ci siamo rimasti con la testa e l'abbiamo chiuso. Ecco, ormai tu Stefan sei all'Inter da un po' di tempo. Ci sono diverse rotazioni, logicamente, perché ci sono anche tanti impegni ravvicinati. Come gruppo però vi fate sempre trovare pronti, sempre pronti soprattutto ad aiutare gli altri. Sì, ma penso che è un aspetto importante per essere squadra, di aiutarci, di fare dei sacrifici ognuno per un altro. E andare avanti così e fare dei risultati. E ultimamente stiamo facendo dei risultati e quello è la cosa importante. Domande da studio? Stefana, mi riallaccio a quello che stavi dicendo adesso. Fare risultati è importante, soprattutto in questo momento, con un calendario così fitto di impegni. Ecco, la prestazione e il risultato di questa sera vi dà ulteriore morale, fiducia e consapevolezze in vista della finale in campo europeo che vi troverete a giocare mercoledì sera, perché di finale di fatto si tratta. Ma la domanda qual era? Chiedevo se... Sì, no, cioè, siamo consapevoli che ci aspetta una finale, una partita importantissima che... Quindi servono questi atteggiamenti e queste prestazioni da squadra anche mercoledì
che cioè, faremo di tutto per vincere. Quindi speriamo di continuare su questa strada. Hey, don't forget to subscribe to our YouTube channel. Hey amigo, no olvides suscribirte a nuestro canal YouTube. Hey, non dimenticarti di iscriverti al nostro canale YouTube.